casa all'amore tanto. Non ci credo, non ci credo che te si muore. Ma non ti preoccupare, i figli ti non so solo essi troveranno un altro padre. Con permesso. Mi schiferanno ora. Gli mari in tempesta non ti avvicino. Ma guarda che... Le castiglie in terra mi stai andando. Come faccio? Ma tu non ti preoccupare, tu hai terminato la ora di castiglia. Lascia famiglia, non ti sta preoccupando. Non mi fascino. Guarda che scriverà un testo maggiore. Mi stanno mai convinci. Via. Che diario? Diario di Umberto S. Saponare. Notte di 10 luglio. Ma che se l'avevi di tutta la notte? Pleni luglio, Emilio. Che brutta scrittura però che te fai, una scrittura del dottore. Io mi rivolgo alla luna e al cane. Ai cani? Aspetta, no, al cane. È romanesco. Ma Musa mi sta parlando pure degli cani. Femmina, la cana. Io mi rivolgo alla luna arcana. Ah, arcana, e come no, la luna arcana, è la cosa che si dice. E che si dice? Gialla. Io domando perché l'amico Verace se ne va e il fasulo resta. Perché il fasulo sta sempre davanti ai miei occhi. La mia casa sta diventando la torre di Babele. Chi è ste Babele? E qui che porta i fasulli. Perché il fiato mi colpisce? Questa è la me, con la piadella a testa. L'amico fasullo, la torre di Babele, perché il fato mi colpisce. E chi sa che hai fiato? Questa c'è la mia bomba. La vita è un lungo salto dalla culla alla tomba, eh? Effettivamente. Papà è morto e quell'essere ignobile non ha visto. Ma questa è scena! Ma questa è sta buona, io ho sentito che può partire! Sta fatta pure la valigia! Se lo sentite subito la valigia, cambia! E lì, è che arrivate gli amuleti che potremmo mettere a fare le pace, è che ci vuole la fuscia! Madonna! Che sta? Qui stava mettendo le bombe! Ma lei diceva per strani! Andrò via dalla mia casa, ma ho una bomba che prima o poi farò scoppiare! A Gugli lo dice le fa, gli conosce, va mettendo le bombe! Va mettendo i tristi e tracche, va mettendo... Ma che dice per queste vie? Che c'è sta scritta che ci... Ah! Che c'è sta scritta? Non toccare... Scoppia! Madonna, scoppia! Non me la sei solo questa cosa male, oh! A Gugli fai le padre! Esci lentamente da sta casa! Piane come una giammarucca, vattene a un posto solitario dove non dà fastidio a nessuna, che nessun bisogno, solo, senza fastidio di nessuna. E ci vuoi mettere sotto per tutta la bomba? Calmezza, ma che vedete nel piacere, ma qui si sono ordini. E il piede va tutto, mettete la piacere. Piano. Ma no! Che sta? Non lo so, come si fate spalle, mi si fate. Arma di papà, mamma, mamma. Arma di papà, mamma, mamma. Arma di papà, mamma, mamma. Arma di ti. Ma ve ne sono dite, niente paura. Questi sono ordigni, sono ordigni. Che significa? Cose preparate buone, non è che ti assommano per l'aria cucina. E se no come le portessero? Certo è che se ci sarà la notte da mangiare, allora buonanotte. No, con cucina un po' di più innanzi. Chiamami i vaiuli e dicevi la verità. Ma quando ci stiva saponare sulle tue valigie, ai vaiuli. La cosa più ragionevole, io le so sempre di. Ma tutte le lettere me le si fa bene. Queste sono le lettere. Cari amici. Non la passami cittadinamente. Augusto mio. I gemelletti di Umberto e Teresina ancora ne parlano e già cercano il patro con gli occhi. Le loro occhie roperte cercano a mangiare come gli uccelletti aventi raggiunto. Che buonissima! Ma che sta a fare? Sì, questa è l'ultima analisi, sono la prova chiara che gli parli sei tu, Michele, e cammini. Ma tu io? La faccetta Umberto, sta là, è stata venuta alla cantina di Vincenzo Portasecca, c'è la dice che c'è stata da quella lì. Sì, andiamo. No, tu a dare maniere, andiamo a dare. Io sapevo, Ma non ti sta preoccupata, qui si sono ordini e se puoi schioppa, faccio No, no, è bello che mi stai dentro. Ma che sono venuta a fare, cara ragazza? Sì, di quando si scocciate questo bel ragazzo? E chi è? Sarà?
Prego, prego, si accomodino. Prego, da questa parte. Buongiorno. Buongiorno. Sono il maresciallo Giorgio Cantalamessa, mastino indagatore. Ah. Mi piace la busta delle vecchie. Ah, sì. Bene, bene. E la signora Balestrieri? Presente. Bene, bene. La mozza si prego, chi ti va? Oh, io sono maturo, tosto, signora. Il delegato sul morbido della vittima. Se non mi dispiace, ma se te. Prego. Oh, Cucì, mi sento come se si sta in ufficio. E poi voglio tenere una portata di mano che aspetto comunicazioni urgenti. E mi sono permesso di passare se numero alla casella. Ma che dovremmo di piacere questa visita, maresciallo? Formalità, signora, piccole formalità. Mi doni? Ma che la dica lui? Mi doni? Signor maresciallo? Ma che si chiama qui dove? Mi ti innanzi alla porta. Ferri, sì. Via andate, s'assetti, qua, bravo, cuci, fronte, cucissimo di fronte, tu Ferri, ehi, semplicemente, Ferri, colò, ma non dobbiamo dire andare a vista, Bidoni, il maresciallo è nome di Ferra, mi chiamano il cuci, Ferro. È un soprannome che mi hanno dato sì da aiutarci. Signora! Stiamo a fare indagini sull'amore te degli epoca Pasquale Saponaro. Nera formalità. Nera la formalità. Anzi, lo sai che mi dici? Chi inzaria manco rinuto, se non ci fosse arrivata la lettera anonima. Anonima? Pasquale, Pasquale! Pasquale! E no, di capire care, si è senduto con la scritta una lettera anonima. Capite? Dunque, ieri è pure della lettera. Ma perché l'ha scritta di cantante? Signora, ma anziano! Ma siete tutti voi. Perché? Faccio cantare, faccio fare concerto, ma dai, gli dica! Oh, maresciallo, io faccio la tosca! Ma che c'entra la tosca? Che te la pacchetta a mano? No, maresciallo, dici che fai il finale della tosca e sei più una palla! Ah, sì? Di noi! Vai nel balcone! Subito! Signora, non vedo me, mi preoccupa, siete tranquilla! Io le siete lì, mi conosce un po'. Modestamente sono 20 anni che tengo le mani in mezzo alla cacca! Scusi, perdonitemi, se tengo il linguaggio un po' forte, ma io mestiere, intuisci. Pensate che guardava la giuritta, teneva i boccoli biondi, e lo scignava. Alla scuola faceva la giuritta alle sacre rappresentazioni. Ma faccio gli diavoli con le corna. Guardate che profilo rude che tengo. La mattina, quando mi guardo agli specchi, mi faccio paura da solo. Oh, ma accorgo che segno. E tronfio d'orgoglio, comincia la caccia! Ma deve essere proprio vero che gli uomini dalla scimmia! Dunque, la lettera dice così: Pasquale Saponaro non sa morto, non c'è stato nessun incidente, a mentre la casa della signora Quattro Soldi c'è sta la verità. E allora, chi è la vera signora Quattro Soldi? Ciao, so io. Allora, procedo. Mo' naturalmente ricevo tante quelle soffiate fasulle, mitomani, burloni, figli di chi fa cieche. Soffia una e soffia un'altra, la sera te ne diciamo. Sì, scusi, signora, scusate, ma ecco c'è stato particolare, una freca curiosa, una particolare signora che fa pensare. Fa pensare, caro Ferrinetti. E che fa pensare? Gli esamunati. Nell'imminenza della partenza. Se ne sono andato, ho fatto la vita! Nell'imminenza della partenza! Sa, oltre a essere fastidio del mitigliante, e ogni tanto scrivo quel verso, quel poesia. Dopo, se daremo un'orità, vi faccio sentire qualcosa, eh? Dunque, nell'imminenza, eccetera, eccetera, il chiesa Bonaro, incontrandosi con gli assicuratori Filippo I, sentì degli urgenti bisogno e stipulà un'assicurazione sulla vita. E questo è più strano ancora, l'assicurazione non era a favore vostro. E figli? Nemmeno. E di? È Augusta Ferrinetti. No, amica doce, amica fraterna.
proprio quando mi pensino entra quella goccia fragile, che te lo voglio bene. Già, amici inseparabili, affari insegne, letto insegne, partenza insegne, sempre insegne, ma caduta in mare non insegna. Per i vecchi me lo lasci dire, ma pure mi te ne cuglio non so come la casa. Scusate, perdonatemi. Ma no, maresciallo, diceteci tutte le male parole che volete. Pensa qua! Che contiene? Roba di gatto? Sta di questo, sì. Ma mi dovete spiegare perché tu amici che siamo fino agli punto di far pensare male, capisci a me? Fino agli punto di intestarsi un'assicurazione sulla vita, gli dichettero fino a venire bestialmente alle mani proprio il giorno del compleanno di San Marco. Allora che sono ora va domani, come è successo? Signore, non mi avete nascosto quale intrinseca questione c'è tra i quattro affetti vecchi e San Marco? Ma mai neanche lo saccio quello che significa intrinseca o quello che si dice. Ma forse perché gli esamunati si era mangiata tutta la sagna e gli esamunati vecchi era rimasta di una. Ah, pieno gli fino, gli fino della logica. A me che sono ragionatore, sicuramente mi porterà a scoprire la verità. Bidoni! A te sta Bidoni! La facciata! Signor maresciallo, Bidoni, ma che dice che la tenie mano? Ma come se devi tagliare il barbone? Ci fregato! Agli il barbone ci mette guardia che la signora fa la tosca! Ah sì? Complimenti, ma io non me sono mai seduta! Bidoni! Signor maresciallo! La cameriera, dove sta? Carolina! Eccomi! Tu, ecco! Ora vi faccio qualche domanda. Se rispondete voi, ci mette 10. Dice male prezzo. Perfetti, va bene. Sì? Tu, siete geloso? Io? Apri gli occhi! Perché fai il bruciatore? E di che siete geloso? Della valigia! Per i vecchi, non pazziate! Ma ve la dite che siete? Tu, repiti quello che mi hai detto agli uffici. Ma perché Carolina è venuta agli uffici? Da quando sono maresciallo, mi sono venuta in confessione. Cine, quando dice lei pesco, quando Luciano. Deposizione. Esposizione. Avanti, repiti quello che mi hai detto. Ma proprio a tutta. Esce una carolina emozionale, è che nessuno ti fa niente. Che credi tu? Beh, io sono zitta, la signora è una grande disgrazia. Anche! Seduta, prego! Caroli, su fatto regolare, ci vuole aiutare. Ne si dita, la signora se l'ha settata in cima agli divani, sì, ma quella faccia da scemo che è venuto da Caracas. Scusate, ma questa è una confessione. Ah, come l'ha settata la signora? Cucina. Disgraziata! E io mi stetteva a cucina, e che diceva la signora dell'orchidea? Orchidee? E marciai nelle sacce, come si chiamano quei fiori da signora. Camelli! Tu quando rispondi, la sta zitta! Signora, allora io la vado quando la risponde. Soprattutto quando la interrogo io. Non voglio che si risponda senza parlare. Avanti. Sì, sono sentito chiaramente Augusto Ferlecchi che diceva ma io so geloso. Ma canta come va, signora Bidone? Venite a spalla, Bidone! Scusate, signor maresciallo, ma io mi chiamo Bidoni e non Bidone. Tu Bidoni. Per i vecchi, maresciallo, io vado nella denaro di prima di gelosia, va nella della gelosia che Pasquale per i miei figli e io no. Ma, scusate, ma voi siete incapaci di procreare. Come? Sì, potente. A chi? Non vi è ricchio. Ma che a chi? Allora che è sta gelosia? E perché la signora disse, ma questo è fatto di sangue? Caroli, non ti si perse la parola, scommette che stivi a passare casualmente. Comunque maresciallo si tratteva di sangue innocente. Io sangue di saponato? Ma signor maresciallo. Sì, io bacio. A chi? A mio. Sì. Io bacio. Sì, e so sentite che queste ricche mie medesime disse lo sballatoros marsicanos che diceva che me ne faccio di ne bacio. E la signora? Per me è contenta di ne bacio. Come le resi? Voi li taccite! Ma tu sai che questa me la finisci ma ce la contessa un cuore che fa? Mette mangi la noccia! Signora, voi dovete tacere! Io non ci, essa stava stendata a cucina e io sei... Non
vita. Pitoni! Se vedevano le cose, e qui sta a guardare con gli occhi famelici. Avanti! Essa stava a settare a cucire, e se lui ci pieva la mano. Ma quando mai? Gli fila, i di gli fila. Precisa, e come ce la pina? Con trasporto? Come da solo. Come da solo? Non c'è stella. Sì, capito, con trasporto, con ardore, con la dignità. Capisce? Cucì. Cine, e boh, le resta. Le resta. Cine. Ma lascia la lunga che se male c'è loro. Gli è male, è importante. Non ci scordevo che gli esamorato è morto affogato. Seguite. Grazie, signor maresciallo. Ma che seguite, seguite. E voi? Signora, ho lo stato nel corso della giustizia. Maresciallo, qui stai nel corso della schifezza. Ma che dite? Signora, lei si stringeva gli ferimenti così? Io? L'abbracciava? Non, signor maresciallo. Questa ce l'ha vista io. Binoni! Scusate, signor maresciallo, ma la reazione del mamma maschio con la divisa che aspetta da 30 anni. Qui te faccio trasferire al capistrello. Io sono un maresciallo da guerra! Non si passa. Io ti interdico dagli matrimoni per altri 30 anni. E che ce fa? Tanti sono, vai da ora! Pronto? C'è che andare a messa. Invece di primo po' te lo avete fatto! Esatto, ma come hanno fatto a sapere che stai in ghetto? Come dico, canta la messa? Si mette a cantare, ma tu Marco lo saprà te! Oh, buon Bertuccio! Che se da fa? Merito fu del papà? No, è il maresciallo che si è messo a cantare in inglese. Maresciallo, finalmente! Scusate un attimo, maresciallo, ma come siete andati? Chi va a fare entrare? È dove non mi? Ma è piuttosto, io non sapevo che ci va a sentire. Ma signor Augusto, come che ce fa? Questa è fidanzata figlia. Oh, grazie signora, grazie. Mi sta sempre voglia che parcone, sta? Più disponenza. Ma io piuttosto, io volessi sapere tu che ci fate sempre a chiedere la vendita. Io so, io come che ci faccio a chiedere la vendita? Io sono a questo per i so. Ma che volevo fare? Volevo chiamare Teresina, tu dovevi chiamare Teresina, vuoi sapere aggiustare Teresina, la vedi? Ora chiamo, Teresina, ecco. Mo tu devi fare una bella passeggiata con Filippo, però mi raccomando, dovete stare attenti, attentissimi, perché qui se volesse scoprire Teresina. No, signore. Qui no. Saranno i semplicemente che vanno a parlare dei loro progetti per il futuro, ad andare a rompere gli altri. Non andare a rompere niente. Oh, senti, non è una mamma di oggi, ne può fare l'antiquaria. No, la fa la mobilia. Io volessi sapere, perché siete sempre anche da dentro? E sapere. Quando vi c'entra l'assicurazione di Gordon Don Pasquale. Ah, come avete detto, voi siete gli assicuratori. Sì, io sono gli eredi gli assicuratori. Bene, bene, bene. Gli è fila. E dite, gli è saponato. Ma preoccupato? Preoccupatissimo, signor maresciallo. E poi vi c'è domande strane. Se uno muore cucì, se uno muore colì, se uno muore sotto, se uno muore sopra. Specialmente quando gli dicete che l'assicurazione per inchieste è meticolose. Bene, bene, bene. Mica sei carabinieri che ne scoprono mai niente. Come una valigia? La valigia? Siete piegati pure la valigia? Non vi basta che avete fatto sparire gli anni? È sparito di anni? Sì. Era compromettente? Parlate, parlo, signor maresciallo. Ecco, mi sono stato a far sparire ogni cosa che parlate, parlo. Ah, sì? Bene, bene, bene. Per i vecchi? Apra la valigia! Ma chi? Apra la valigia! Maresciallo, ma può contenere relazioni esplosive? Ma non ce ne chiami altri, maresciallo, io le prendo! No, ma io sono messo la mia cerchia, mi devo pure il maresciallo! Non volete pure? Pure io! Che problema c'è? Oh, non scappate, scappate! Ma che ci fai? Scappate! Bravo, bidone! Ne va a scappare! Ne volete sapere? Ecco che ci sta la valigia! I soldi del padre. Ferrivecchi se voleva rubare i soldi. Amore, ma che ne poteva sapere lì? E tu metti i soldi a vendere la valigia? Sì, i soldi erano alla banca, la parte del danno mi aspettiva. Me ne voglio io da sta casa. Maresciallo, ecco, mi stanno a far sparire tutto. Ma chi? Don Augusto, mi butta con mamma. Non è la vera, io giuro, io la convinta, non ci sono mai da maresciallo. Tu brutto figlio.
sparsi frammenti degli mosaico, sono arrivato alle mie conclusioni. Non c'è nulla. La tesi mia è questa. Io Ferrini, amico e socio degli defunti Pasquale Samanara, credendo che gli amici se fosse morto, sarebbe venuto meglio e meglio da Caracas, pieno dei sordi, fingendosi generoso e leale, per conquistare con male arti i favori della signora Emilia, che da lungo tempo è segretamente amata. Io figlio, che romanziere che so, scoprendo romanzescamente che invece Savonare era vivo, ha divisato... Marcià, ha divisato le sue ricchezze con gli Savonare. Ha sconcitato dei sobrini gli Savonare, pigliando dulcio una fame. A rubargli la moglie e i soldi, ha scogitato positiva la migliaia d'affari, ha soppresso gli esaminati, ha occultato i cadavere e ha spinto la vettura agli amare per simulare l'incidente, ma non aveva previsto le fatte. Intervento degli sottoscritto maresciallo Giorgio Mattarella! Che c'ha burro! Fermi vecchi, signora! Vi dichiaro in arresto! Tenta di momento di parlare! Per forza! Delitto! Stanno dentro la borsetta! Confesso! Maresciallo, ecco che danneggiare so io! Perché le piccione se ne è volata e la papa se ne è mangiata a Savonare! Savonare si è mangiata la papa! E che va avvelenata! Signor maresciallo, ma io... Nel momento! Chi è? Imbecille che anda pizza che nessuno è morto! Come? No! No! Pidù! Sono spezzato io figli! Ma chi è? Il defunto Pasquale è stato là! E che io? No! Marito d'oro, marito dolce, ma tu si viva! Ecco ci stanno i carabinieri che ce vanno a arrestare! Ah, tu lo sai che ci stanno i carabinieri? I figli di... Stanno tutti ecco attornati, mo senti la voce. A Lucchetto. Papà, ma che ti è successo? È venuta a galla. Dagli male. No, l'innocenza, ma... Ma quasi innocenza. Questa è simulazione. Io arresto tutte e tre. La corrente t'ha portato sulla spiaggia. Ah, ecco che ti chiama sparita, Don Raccoti rapitori e Don Pigliato. Bravo. Sei nelle loro mani. Con che? Con il riscatto di 100 milioni! Con il riscatto di 100 milioni! Che buono! Ha detto che sta con le pistole per dalle spalle con il riscatto di 100 milioni! Mi sentiamo la sottile! Ma vedi, pronto! A squale, amica cara, amica fraterna! Che buoni rapitori! 100 milioni! Come mi sento buono fare? Che sconticine, la rivoluzione! Attenta Pasquale, tu devo morire, 100 milioni sono troppi! Ma che troppi è questo ferrecchio? Papà, papà, sci a casa, andiamo, dammi le istruzioni, sci, vieni che ci appunti a vedere la voce, sci. Papà, vinta, vicino! Vicinissimo! Con me niente su, no? E tu come lo sai? Non lo sapevi, mia buona parte! Ma cosa? Se lo sapevi, tu sta! Bravo, così gli accidono, per rubisci le tette. Eppure un debole non mi lascia da pagare un po'. No. Senti, danni un soldi così ci fanno schifo. Gli pago quei soldi di papà. Ce l'hai pure in fondo. È marito. Oh, che presa per gli cubi. Scusate, che bidone, che bidone straordinario. Grazie, signor maresciallo. Vediamo che te sei colla. Perché? Agli mestieri. Non si chiede scusa. Del resto non sospettare fa parte della tecnica professionale, come per i cani da guardia abbaglia la gente, si dà chi puzza e chi adora, ma negli casa vostra. So costernato, so mortificato. Gli è caso, certe volte è spietato. Pidoni, diamo cenne, va. Mettete la lasciare in benedica, perché le sorprese non sono finite. Non sono finite perché. La champagne la tenete. Sarebbe venuto Michele. Mettila a Michele. Dove la champagne?
Pirone, aspettate da sotto, dove è? No, maresciallo, ti appicchino. Quando uno dà la notizia rossa che si sente pim, pom, pum, tutti questi superi che zoppano, come se pure le bottiglie ti sputessero in faccia. I vecchi, ma che dite? Voi siete nomi da agliacore rosso, ma degno di ogni stima. E poi, non pare niente che non vi sono potuto arrestare. Aspettate, perché può essere che le dovete fare. Perché io, Augusto Ferrinetti, rompo la doccia a qualche lune senza colpa, al piacere. Ma come lo permette? Io penso che se tu devi consolare Tesina, ma la permette una frega di cose. Ma che sta? Visto che dice che io, Augusto Ferrinetti, io so... Tesina! Non posso, papà! Ma le vedete, figli, ne abbiamo avuto tante! Ma quasi! Umbe, Tesina, mi devo dire una cosa che mi sembrerà incredibile, assurda. Ma fortunatamente ci stanno le prove. All'interno della borsetta di Emilia ci stanno delle lettere che voi potete e dovete leggere. Un bel. Teresi, io sono io. Che è successo? Gli scippatori per se sono stati la borsetta. Teresi, retribito. Ma sto momento, che importanza può avere il ciclo? Che ha fatto che papà è vivo! Oh, ma che sta succedendo? Che sta succedendo? Sta succedendo che molte più le cose come stanno. Vai, siete dei figli meravigliosi. E va bene. Ma purtroppo, le padre vostre non sono. Le padre vostre è donna vostra. Che sono dopo loro dispersi in guerra. Vostra madre. Per nascondere un braccio a quando lo gatto, pietra la potenza, l'angornice, e per anni la fanno la sempre la questa è tutta la vita. Ma una fila assurda. Ma che si è fatto? La signora quattro soldi. È imperdonabile. Ma io sono fatta per voi, solamente per voi. Yes, e non lo mi è questo momento che ci vede. Ecco la sciambagna, bravo, ce volevo. Donna, esatto. Si dà 100 milioni di ricattatori per salvarmi la vita. Ma non è manco giusto che dopo tutto quello che sono fatto per te, non mi hanno una mananza a letto. Sì, quei soldi ci stanno. Ma campa pure si vuole ricattatori. Tu te ne tesoro. Tu e tuoi figli, che vuoi? I figli fanno più di qualsiasi altra cosa. Quasi quasi ti c'è staccato. Vai, te voglio bene come ne parli. Ma non è. Abbracciate questo cercionato. Papà! Papà, bene! E c'è? Se mi credi bene, arrivo dall'America frischi frischi, cacciano tutti i soldi per coprire l'affitto, gli amori dei figli. Si fate gli uomini sinceramente, perciò me voglio scontare tutto quello che si fate. Effettivamente, se ho avuto qualche cosa che più di denaro, sai che dici, te voglio perdonare. Bene, abbracci. Thank you.
grazie. Ancora un minuto, poi vi lasciamo liberi. Vi voglio ringraziare perché siete stati fantastici. Grazie veramente di cuore, avete colto tutte le battute che noi pensavamo cogliesse, veramente bravi. Vi faccio un applauso.